Buongiorno, oggi ci occupiamo del primo cassetto del mio comò, tutta la mia camera da letto è mondo convenienza, mi sono dimenticata di dirvelo nel video di ieri, quindi il modello Eleonora, questo è il comò, è molto funzionale perché io ci metto dentro tantissime cose e quindi oggi organizzeremo il primo, dove io tengo sostanzialmente tutto quello che è la biancheria intima. Come prima cosa, come sempre, apriamo, svuotiamo, puliamo e riorganizziamo. La panoramica di questo cassetto, essendo molto grossa, devo farla muovendomi io, quindi vi ho staccato. Allora, procediamo. Questo qui è lo scoop che nasce per la suddivisione dei cassetti. Io in particolar modo, come avete visto, ci ho organizzato l'intimo, quindi ho suddiviso per quella che è per me la maniera funzionale. C'è chi ha pallottola, mutande, calzini, eccetera. Io ci ho provato, non mi trovo assolutissimamente. Qui tengo tutte quelle che sono le brasiliane, mutande classiche, quindi brasiliane nere, mutande classiche, brasiliane bianche e color carne che utilizzo nel periodo estivo. Qua ho messo i calzini bianchi, diciamo primaverili, quindi quelli più leggeri di cotone, calzini più leggeri in cotone e lino, un paio carino, mi ha regalato uno di voi, e qua ho messo i calzini, quelli più pesanti, che sto utilizzando adesso di Lidl, ma poi voglio parlarvene bene di Lidl. Qui vicino ho messo lo stucco che abbiamo aperto, dove ho messo tutte le mie canottiere. Ragazze, mi raccomando, dopo i 25, questa è obbligatoria nel periodo invernale, perché sennò ciao. Ho messo tutte le varie canottiere, tutte nere, ecco, avete visto che io sono molto colorata, bianco nero, e bellissimo, perché se perdo un calzino, uno mi si buca, sono a posto, quindi non ho problemi di cose sbagliate. Ho messo sia queste qua a spallina più sottile e carine col pizzo, che quelle no, sempre te Zenis, mentre invece qui ho messo i leggings. Io sto utilizzando questi qua di Lidl, che mi sono comodissimi, sono fantastici, ma anche di questi poi ne riparleremo, e li ho messi così perché sono più funzionali. Io sono queste due cose qua non le stiro e volevo che rimanessero comunque ordinate e organizzate. Per il cassetto di mondo convenienza questo qua è l'ideale, mentre da questo lato alla fine ho deciso di mettere solo le calze nere che ho aperte adesso e quelle di scorta. Utilizzo queste qua di Calzedonia, fantastiche, sono super super comode, e ho deciso di tenerle qua perché in realtà le calze, quelle poi più carine, le voglio sistemare da un'altra parte, perché sono onesta, quest'anno non le sto utilizzando, quindi non ha neanche senso averle qua. Questo quindi è il cassetto organizzato con la biancheria. Ci vediamo domani, ciao.